Buongiorno a tutti dalla Galleria Vittorio Emanuele, la Social TV, il salotto della Libreria Bocca. Sul tavolo di Carla Pollo, anche se non si vede perché è coperto dalle opere, ritornano loro, il duo di Made for Art, Vittorio Scheroni e Elena Amodeo. Ciao Elena, ben ritrovata. Ciao Giorgio, grazie. Adesso parlo con lei perché lei ha già il microfono e poi la signora, quindi mi sembra... È un po' che non ti vedevo. Infatti. Perché lui l'ho visto un paio di volte, è venuto a presentare, ma tu... Poi i mesi volano e tutto bene? Grazie, perché è sempre un piacere davvero essere ospite. No, grazie a voi per mettere i contenuti all'interno della Social TV. Tutto bene? Benissimo. So che lui poi ha raddoppiato i luoghi espositivi ormai. Infatti, e l'attività procede sempre al meglio. Allora, oggi voi siete qua entrambi in compagnia per presentare l'artista Luciano Bonetti. Ciao Luciano, benvenuto. Grazie della tua presenza. Ovviamente te sul tavolo di Carla Pollo ci sono le opere di Luciano che adesso andremo a vedere. Appunto Vittorio ed Elena sono lieti di annunciare la presentazione dell'artista Luciano Bonetti presso la Libreria Bocca, ovviamente in Galleria Vittorio Emanuele, all'interno della Social TV. E vabbè, qui c'è scritto che appunto l'evento si svolgerà oggi. Allora, scopri in anteprima su Made for Art Channel il video della mostra Luciano Bonetti, Vicine Lontananze. Parlacene un po', Elena. E ecco, innanzitutto appunto i ringraziamenti li ho già fatti, che è sempre un piacere essere qui. E noi con Luciano Bonetti abbiamo lavorato anche in passato, nel 2014 per una importante mostra personale presso la nostra ex sede di Zona Tortona, e proprio in questo periodo ci stiamo preparando a un altro importante progetto, che sarà una mostra personale che si svolgerà a febbraio 2022, precisamente dal 2 al 26, nella nuova sede di Made for Art in via Ciovasso 17, nel cuore di Brera. E, tra l'altro, una bellissima anticipazione, come già ha detto Giorgio, la potete vedere sul canale YouTube di Made for Art, dove è stato realizzato uno speciale video che mostra diciamo una selezione di quelle che saranno le opere in mostra, che saranno due serie: la prima, Finestre sul tempo, del 2019, e la seconda, Vicine lontananze, da cui poi prende il nome appunto la mostra, che è una serie realizzata nel 2020 e 2021, quindi a cavallo di questo periodo storico difficile che stiamo tutti vivendo, un periodo in cui stiamo vivendo le incertezze, la lontananza dagli affetti, la lontananza dalla libertà, che però per l'artista diventa proprio un momento, un invito per riscoprire se stessi e per riscoprire la propria esistenza. E lascerei la parola a Vittorio, che appunto ci parla più di quello che sono invece le opere, e poi lasceremo anche la parola a Luciano Bonetti. Grazie Elena e grazie Giorgio e la Libreria Bocca per l'ospitalità. Ecco, ci tenevo a sottolineare questo particolare. Noi conosciamo Luciano dal 2013 e abbiamo assistito proprio a un'evoluzione della sua pittura, nel senso che noi quando l'abbiamo conosciuto era una mostra presso un'altra galleria di cui ci siamo occupati come ufficio stampa, e in mostra erano opere che caratterizzate dalla presenza dei figuranti. I figuranti sono persone stilizzate, burocrati, persone legate al mondo dell'informazione, che caratterizzati da un tratto marcato, dai contorni molto netti e stilizzazione delle forme e anche richiami di matrice espressionistica. Questo dava l'idea appunto di, con anche l'inserimento di ritagli di giornale, l'esigenza di mettere a nudo da parte dell'artista tutte quelle che ci sono, la situazione legata all'informazione distorta e ridondante che caratterizza la nostra società. Successivamente, in una mostra da noi ospitata appunto nel 2014, The Black Cat, appare una nuova figura, che è quella del gatto nero. Il gatto nero che per consuetudine e per scaramanzia viene presentato come un elemento negativo o qualche cosa che fuoriesce
dal canone e che bisogna guardare con una certa preoccupazione, mentre per Luciano è la presenza di un elemento di libertà, di qualche cosa che va oltre, possiamo dire, che si unisce nel mondo di questi figuranti creando un'immagine di libertà. Poi è successo qualcosa nella pittura di Luciano, perché intorno appunto al pre-pandemia, intorno al 2019, appare Finestra sul tempo. Finestra sul tempo, che appunto vediamo alcuni lavori di questo tipo, c'è una sorta di smaterializzazione della forma, quindi tutte queste figure di cui abbiamo nominato prima, i figuranti, il gatto nero, diventano puro colore, perché nella velocità del tempo e nella velocità del cambiamento incessante lasciano spazio solo al colore, quindi è una sorta di ricordo, di sensazione che diventa puro colore, ecco come... questo poi da qui si parte per vicine lontananze. Vicine lontananze invece appare con la pandemia, quindi sono opere realizzate tra il 2020 e il 2021, dove c'è un ritorno, sempre la presenza è astratta, ma c'è anche la presenza di alcuni elementi di carattere figurativo, e sono elementi sempre legati all'elemento naturale, alla natura. Infatti c'è stilizzata la presenza di un albero, si vedono questi netti contrasti, questi contorni che bloccano, che suddividono la tela in campiture molto nette, dove sono presenti questi elementi che per Luciano rappresentano una natura che è vicina ma è anche lontana. Come diceva Elena prima, la lontananza, anche se fisicamente magari siamo vicini, c'era questa impossibilità a trovarsi anche a poca distanza, ma eravamo tutti sigillati, tutti bloccati. L'elemento naturale ha proprio questo valore, è una presenza di un messaggio di speranza, di rinascita, di ritorno a un ambiente più sano, un modo di vita più sano, e un ritorno a un mondo di vita più legato alla natura. È proprio un simbolo di qualche cosa, di un messaggio positivo e qualche cosa di importante, di riscoperta di quelle che sono le nostre i valori e le cose importanti. Quindi questo cammino è partito dal 2014, dal 2013, come avevo detto prima, e si sposta adesso verso la mostra che si terrà appunto nel 2022 a febbraio, e che ha questo, mette in scena proprio la sua produzione artistica più recente, ecco. Ecco, Luciano ci vuole appunto ringraziare, perché ecco. Sì, grazie Vittorio. Innanzitutto permettimi di ringraziare la libreria Bocca, perché è sicuramente un amante dell'arte, per cui mi fa molto piacere, sono molto felice di essere qua con voi. Come hai detto giustamente, nel 2018-2019 c'è stata un'evoluzione in quello che ho fatto e facevo. Un'evoluzione dovuta in gran parte anche a un viaggio in Marocco, dove i colori, l'atmosfera, l'ambiente, questa limpidezza di campi, di visioni, mi ha sostanzialmente fatto vedere il tempo che passa, il tempo che continua a darci dei messaggi, dei continui messaggi. Infatti nei miei dipinti, nei miei quadri, a volte ci sono delle sovrapposizioni di colore. Nel mio intendimento c'è il far vedere il tempo che passa, appunto, ed è una finestra sul tempo. Dopodiché, come hai detto, c'è stata l'evoluzione delle vicine lontananze, e questa è dovuta in gran parte alla pandemia che abbiamo vissuto, perché ci sembrava di essere vicini
alle persone, ma sostanzialmente eravamo estremamente lontani dalle persone, lontani dalla natura, perché c'era impossibile anche magari a fare più di 200 metri per poter trovare un giardino, un albero, un bosco, qualsiasi cosa. Ecco, questo è stato il senso di questa situazione. Ti ringrazio. Grazie Luciano, e vorrei far anche notare che un altro dei fili conduttori della sua produzione artistica è proprio una sorta di, anche di lotta, di ricerca di libertà, anche di lotta al conformismo, l'abbiamo detto prima, delle notizie, dell'informazione eccetera, ma anche una ricerca di libertà proprio che si esplicita anche nella libertà fisica, ma anche della libertà di tornare ad essere vicini ai propri cari, all'ambiente naturale, alla propria realtà, alla quotidianità, al lavoro, e quindi è proprio una ricerca di libertà e di indipendenza anche che lui riesce a ricercare, che ricerca, e che è un po' l'elemento che secondo me conduttore che parte da queste figure di figuranti, perché poi anche Luciano ha anche avuto anche precedentemente una serie, una produzione di carattere più astratto, ecco. Però questo è un altro aspetto che noi non abbiamo mai messo poi dopo a livello espositivo in mostra, ma comunque la sua produzione è caratterizzata proprio da tutti questi temi, ecco, separazione, tempo, ma anche speranza, l'idea di abbattere queste barriere, di ritornare ad avere una nuova libertà, ecco, questo. Allora Elena, ricorda bene le date dell'esposizione e dove si svolgerà? Allora, la mostra si svolgerà nella nuova sede di Made for Art in via Ciovasso 17, quindi nel cuore di quartiere Brera, e dal 2 al 26 febbraio 2022. Nel frattempo potete vedere, come già anticipato, sul nostro canale YouTube Made for Art il video della mostra, che è stato creato appositamente, e nel frattempo vi invitiamo sempre a seguire la Libreria Bocca, Made for Art, su tutti i nostri social network e sito internet, e intanto ringraziamo tutti gli spettatori e visitatori che verranno alla mostra di Luciano Bonetti. Grazie. Grazie a voi. Grazie.